Rientri a casa, stanco, i pensieri di una giornata. Apri la porta e all'ingresso ti aspetta lui, Hang It All. Ray e Charles Eames nel 1953 pensano a un appenditutto, un appendiabiti, un gioco per i bimbi che poi diventa anche un appendiabiti che ci accoglie in casa con le sue biglie colorate in legno, con le sue equidistanti possibilità di appendere qualsiasi cosa. È un gesto catartico quello che ci accoglie entrando in casa, quello che ci libera magari con un lancio di quello che abbiamo accumulato nella giornata. È ancora una volta un'operazione di spostamento, come fanno i grandi designer quando inventano delle icone. Quella di portare l'ordine in un gesto di liberazione, quello di creare un luogo fisico che è un gioco, una ludica rappresentazione dello spazio, una bidimensionalità tridimensionale che diventa un luogo di liberazione, di ordine. Quindi una interazione, quello che spesso ci insegnano i grandi maestri del design è proprio questo, liberarsi di quello che abbiamo addosso e che è superfluo. Un arredo in trasformazione che istiga, insegna, che gioca sulla propensione per l'istante di ognuno di noi.